Cari amici di Light Channel, che la grazia e la pace vi siano moltiplicate in questa giornata di giovedì 8 giugno. La meditazione di oggi si trova nel Vangelo di Matteo, al capitolo 11, il versetto 28. È Gesù che parla e dice: «Venite a me voi tutti, che siete travagliati e aggravati, e io vi darò riposo». Gesù rivolge queste parole a ogni uomo. Tutti, che lo riconoscano o meno, sono travagliati e aggravati. Tutti sono oppressi da pesi che soltanto Cristo può togliere. Il carico più pesante che dobbiamo portare è quello del peccato, ma colui che senza peccato ha preso il nostro posto. Egli ha portato il peso del nostro peccato e solleverà il fardello dalle nostre spalle stanche. Per questo ci invita a gettare su di Lui tutte le nostre preoccupazioni, perché possa aver cura di noi. In qualunque ansietà o prova vi troviate, presentate il vostro caso al Signore. Sarete rafforzati e diverrete capaci di superarle. Quanto più vi sentite deboli e privi di aiuto, tanto più diverrete forti attraverso la Sua forza. Il riposo che Gesù offre dipende da alcune condizioni, esplicitamente indicate, che devono essere adempiute. Gesù spiega come il suo riposo può essere ottenuto. Egli dice: «Prendete su di voi il mio giogo e imparate da me, perché io sono mansueto e umile di cuore, e voi troverete riposo alle anime vostre». Il giogo è uno strumento che si metteva sui buoi perché portino meglio il carico e pesi meno. Il giogo che costringe al servizio è la legge di Dio. Se seguissimo le nostre inclinazioni, ci ritroveremmo tra le file di Satana. Perciò Dio ci ordina di fare la sua volontà, nobile e purificatrice. Egli desidera che adempiamo con pazienza e saggezza i doveri del servizio. Cristo stesso ha portato nella sua umanità questo giogo. Egli ha detto: «Dio mio, desidero fare la tua volontà. La tua legge è dentro il mio cuore. Perché sono disceso dal cielo non per fare la mia volontà, ma la volontà di colui che mi ha mandato». Questo fu il principio dominante della sua vita e vuole che lo sia anche della nostra. Molti sono vittime delle preoccupazioni, perché perseguono gli ideali del mondo. L'ansia continua logora le loro forze vitali. Il Signore desidera che essi depongano questo giogo di schiavitù. Li invita a prendere il suo giogo, poiché il mio giogo è dolce e il mio carico è leggero. Li esorta a cercare innanzitutto il regno dei cieli e la sua giustizia, e promette loro tutte le cose necessarie per questa vita. Gesù ci aiuta in ogni difficoltà. Il Padre ha mille modi a noi ignoti per aiutarci. Quando la nostra volontà si fonde con quella di Cristo, quando usiamo i doni come una benedizione per gli altri, troveremo che i pesi della vita sono più leggeri. Il cielo inizia qua giù quando, tramite il Cristo, entriamo nel suo riposo. La vita eterna inizia quando rispondiamo al suo invito di andare da Lui. Il cielo si trova nell'avvicinarsi continuamente a Dio attraverso il Cristo. Preghiamo ora. Caro buon Padre che sei nei cieli, ti ringraziamo che ci hai dato il Cristo per venire a te. Grazie che Lui può portare i nostri pesi. Grazie che Lui capisce le nostre difficoltà e grazie che solo tramite di Lui possiamo trovare la forza per vivere questa nostra giornata di oggi e anche il resto della nostra vita. Signore, veniamo ai Tuoi piedi per chiederti la forza e la saggezza per affrontare le nostre difficoltà. Signore, ti lasciamo i nostri pesi, anche se delle volte non siamo propensi a farlo. Signore, per questo veniamo a te e ti chiediamo di sovvenire alla nostra fede
Rafforzaci tu, te ne preghiamo, perché siamo deboli. Grazie che ci mostrerai misericordia, grazie che non ci abbandonerai e grazie che ci darai molto di più di quanto noi ti chiediamo in questo momento. Ti ringraziamo vivamente per tutte le benedizioni celesti, nel nome e per i meriti di Cristo Gesù. Amen.